sicuramente riconosciuto e riportato, visto che lei ha mandato dei delegati, sicuramente perché li impegnati. Primo aspetto. Secondo aspetto, io non mando email nel mio caso da altri enti, anche perché io non ho un email personale, ma sono un email di ufficio e di lavoro. E non mi sembra corretto che nel ruolo, nel mio aspetto istituzionale, venga mandato dagli enti preposti del comune. Se poi gli mi dice che anziché la segreteria del sindaco le deve mandare il loro piuttosto che l'altro ente, questo suggerimento sicuramente sarà molto gradito. Se lei mi dice da chi preferirebbe ricevere le mail, non è un problema. Non è. Bene, allora createmi le mail, che secondo me è una cosa molto sciocca, all'interno del comune. Credo che sia superato questo aspetto. Quello che è importante invece, Innocenti, mi piace che lo faccia sorridere, è l'aspetto formale di tutto quanto. Io sono certo, e se non è così, ribadito con dati oggettivi, di aver mantenuto la più grande e assoluta equità fra i gruppi di questo Consiglio Comunale. Ne sono certissimo. Se non è così, mi dispiace che lei interpreti in questo modo, ma di questo non sono veramente certo. Ok? Detto ciò, se sono elementi oggettivi, sono a totale disposizione. Anzi, se mi suggerisce da ancora mandarlo, per gli ho chiesto di mandare un'email alle capigruppo, signori. Poi dopo che mi arrivano l'uno dall'altro, non sto a sindacare da chi. Ma ho chiesto a quelli se impianto, ok? Penso che sia una cosa abbastanza fredda. Comunque, a questo punto qua, non so a chi devo chiedere, chiederò al segretario di chiedere al CED dell'Unione dei Castelli di crearmi una mia email all'interno del sito. Se me sta mangiando capendo. Tuttavia, proseguiamo l'ordine del giorno. Qualche altro intervento, prego. Rinaldo. Ovvero sono consigli comunali che sono indetti per la fine di genere.